L'articolo 32 della Costituzione considera la salute un diritto fondamentale. Senza questo, gli altri diritti si sgretolano. Si afferma che la salute è collettiva e individuale. Se lo leggiamo insieme all'articolo 3 che impegna la Repubblica a superare le diseguaglianze e l'articolo 41 che tutela la sicurezza sul lavoro, otteniamo le basi della riforma sanitaria del 1978 che ha cercato di attuare il diritto alla salute per tutte le persone tramite l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Una sanità pubblica ad accesso universale, gratuita nel punto di erogazione e partecipata che ha migliorato le condizioni di vita di tutte e tutti negli ultimi 45 anni. La sanità pubblica è ora sotto attacco e gli effetti si vedono nella difficoltà ad accedere ai servizi e nella spinta alla privatizzazione. Senza una sanità pubblica chiamata a produrre salute per tutti e tutte, tramite prevenzione, cura e riabilitazione, avremo una sanità privata per produrre profitti, con l'erogazione di prestazioni solo per chi se le può permettere. Proteggiamo l'articolo 32 difendendo e rafforzando la sanità pubblica, gli operatori sanitari e del Servizio Sanitario Nazionale.